Il mondo dello spettacolo scende in piazza oggi per protestare contro le decisioni del governo e il DPCM che impone il coprifuoco alle 22. Noi siamo qua stamattina a manifestare in maniera molto pacifica, bene, è arrivato in maniera molto diligente, di un po' di musica, ragazzi. Avendo un dissenso perché lo Stato ha dimenticato le aziende che curano gli impianti negli spettacoli, gli allestitori. Noi facciamo parte di quella categoria di persone che noleggia le strutture e che sono state messe in disparte. Noi vogliamo dire che in sicurezza si può lavorare, siamo contro il lockdown perché alle 10 in Sicilia ci sarà ancora la luce a giugno, a luglio. Noi vorremmo che fossero cambiate le regole e che ci diano la possibilità di lavorare. Chiediamo solo ed esclusivamente la dignità del nostro lavoro, non vogliamo null'altro. Gaetano Aronica oggi scende in piazza col mondo dello spettacolo, della cultura, del turismo per dire no al coprifuoco alle 22. Sì, come vedi, paint in black, tutto in nero, come cantavano i Rolling Stones. Ma sai, oggi la cosa più importante è che proprio il 1° maggio, la festa dei lavoratori, in uno dei siti più belli del mondo, i lavoratori che manifestano sono coloro che lavoratori non sono mai stati considerati, cioè coloro che lavorano nello spettacolo. Questa è la cosa che mi fa impazzire, che mi piace. E tutto il resto purtroppo non ho la palla, ma non ho la sfera magica, però credo che occorra rispondere con grande ottimismo e soprattutto capire che questo periodo così lungo e faticoso deve averci cambiati, perché se non ci ha cambiati non dobbiamo e non possiamo chiedere nulla. Ristori, non ristori, aperture, non aperture, il vaccino è la soluzione, ormai lo sappiamo tutti, andare verso il vaccino, andare verso un maggior rigore nelle varie misure di controllo, di sicurezza, di distanze, eccetera, eccetera, e avere tanta fiducia soprattutto per quello che verrà, perché questa fase già, secondo me, sta già per essere superata. Io sono un po' ottimista, come vedi. Cosa verrà dopo? E quella è la vera fase importante, quella che un tempo dopo la guerra, ma il paragone non è casuale, si chiamava ricostruzione. Aprire teatri si può sia al chiuso rispettando le regole sia all'aperto. Cosa ne pensa? Si può, assolutamente. E io penso che il teatro ha delle sue regole belle anche. Di solito i teatri al chiuso ad aprile, massimo a maggio, finiscono la stagione, perché poi ci si prepara, non è che noi abbiamo la bacchetta magica, poi ci prepariamo per diciamo così, organizzare gli eventi estivi. Siamo in questa fase giusto arrivano le riaperture dei teatri al chiuso. Noi crediamo, tra l'altro ne parlerò anche bene con gli abbonati, che in questo momento sia importante preparare bene le manifestazioni all'aperto, perché la gente ha bisogno di uscire e allo stesso modo, allo stesso tempo, come dire, ritrovare quel rapporto con gli spettatori che ci consenta a settembre-ottobre di ospitarli nei teatri chiusi.